Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Sarò schietto subito e vi dirò che metà del video sono insulti a praticamente tutti voi e l'altra metà è invece una piccola spiegazione su come fare il raid. Prometto subito che io il raid ancora non l'ho svolto, mi piacerebbe sì, ma non è una cosa che mi uccide o mi ferma il gioco se non l'ho fatto, di sicuro dando solo un'arma che io tra le altre non uso come bottino unico e non aumentandomi il gear, beh, la voglia di farlo si affievolisce non di poco. Detto questo, il raid a quanto pare sta dando non pochi problemi a tutti quanti, soprattutto per i ragazzi delle console. Ovviamente hanno un limite strutturale dato dal joypad, ma non riescono a finirlo. Anche su PC ne ho sentite di tutti i colori, definendo il raid veramente tosto. E tra le altre, ieri ho parlato con un amico, un clanmate, di questo, in cui lui definiva il raid assurdo e in cui gli dicevo, guarda che è come Destiny 2. Discutendo, alla fine gli ho spiegato quello che noi facevamo in Destiny 2 e lui giustamente mi ha detto, cazzo, hai ragione. E alla fine la ragione l'ho avuta io. Ragazzi, non preoccupatevi di avere il cazzo più lungo degli altri. Su serio, non serve, perché ci sarà sempre gente che è più brava, che gioca parecchio di più di voi, che ha culo nel drop e quindi è meglio buildata e più performante in game e di conseguenza farà qualsiasi cosa meglio di voi, raid compreso. Questa bellissima spalata di merda è per dirvi che ci sono 8 ragazzi che hanno già finito il raid in 20 minuti. Quindi tutti i festeggiamenti sul «Ehi, siamo stati i primi, ci abbiamo messo solo 5 ore» Solo 5 ore! Beh, potete chiudere le bottiglie e andare mogi e mogi a piangere nell'angolo. Non contate un cazzo. Ah, per tutti coloro che su console stanno piangendo la difficoltà nell'affrontare il raid, dicendo che è impossibile, sappiate che lo hanno fatto anche su console, su Xbox, per l'esattezza. Quindi, capita la situazione? Bene. Torniamo un attimo coi piedi per terra. Volete sapere come si affronta un raid nella maniera migliore mettendoci poco tempo? Ve lo spiega il vostro cerchetto. Ed è molto semplice. Per prima cosa dovete avere un coordinatore e uno o due aiutanti che si devono appuntare seriamente, foglio e penna alla mano, qualsiasi minchiata del raid. Quindi la prima fase che bisogna fare è l'esplorativa. Ci si appunta, si entra in raid, che cosa accade, il tempo in cui accade, cosa si può fare per contrastarla al meglio e via dicendo. Quindi, durante la prima fase, la seconda fase, la terza fase del raid, bisogna entrare con il presupposto di perderla la fase, ma di sbattersi cercando di capire come si può affrontare al meglio quella determinata zona. Ci si impiegherà ore e ore della vostra vita per fare una roba del genere. Una volta fatto, si esce e si ricomincia tutto ascoltando chi ha preso appunti e magari modificando il comportamento dei player e ovviamente anche modificando gli appunti se qualcosa è sbagliato o c'è qualcosa di meglio da fare. E si ripete questa cosa almeno 2 o 3 volte per punto del raid prima di passare all'area successiva, così da capire perfettamente come coordinare e quale timing dare a tutti i ragazzi in squadra. Questo ve lo dico e ve lo premetto perché su Destiny 2 noi fortunatamente siamo stati i primi su Destiny 2 a fare il raid, ergo almeno in Italia, e di conseguenza abbiamo capito perfettamente come si devono fare queste determinate azioni. Bisogna sprecare il proprio tempo e le proprie risorse con altre 7 persone in questo caso e sbattersi nel capire esattamente tutti i punti da fare e come muoversi all'interno di quella determinata zona. È così che hanno fatto in 20 minuti il raid, non l'hanno fatto in un'altra maniera. Fatto ciò, si passa ovviamente all'area successiva e si fa la stessa identica cosa fino alla fine del raid. Il raid, ragazzi, non è una questione di divertimento, ma di meccanismi svolti in un determinato modo e sequenza per rendere la vita facile e arrivare in fondo al raid il prima possibile. Più giocate da automi, quindi fate sempre le stesse identiche cose, sempre in quella determinata maniera, più semplice sarà il raid e meno tempo ci impiegherete a farlo. Questo è ciò che significa fare un raid in una squadra organizzata. Se non sapevate ciò, beh, ora ne siete a conoscenza, potete smettere di piangere e mettervi al lavoro per finire il raid in meno di 20 minuti. Io, sinceramente, credo in tutti voi. Bene,
Con questo è tutto, spero di esservi stato utile e GG a tutti quanti.